Lunedì, di nuovo per tre volte. Rieccoci qua, ragazzi, su Kindergarten. Nell'ultimo episodio avevamo trovato, diciamo, il fiore che ci aveva dato Cindy perché eravamo diventati il suo ragazzo. In questo episodio, diciamo, cercheremo di diventare, diciamo, quindi il ratto della maestra perché ho scoperto che comunque lei era interessata, comunque a noi quando Buck Sì, l'abbiamo. era andato dritto nel preside. Quindi diciamo che oggi vedremo un po' che fare. Ovviamente porteremo soldi extra per andare a scuola. E per ovviamente attivarci Buzz, così la prof dovrebbe aiutarci. Allora, ovviamente Buzz ti tira dei soldi. Noi diciamo che abbiamo portato i soldi perché se diciamo no sì, comunque lui lo sa. 5 euro a lui, perché diciamo ragazzi non possiamo affrontarlo perché vedo che è abbastanza grosso e sicuramente se lo proviamo a affrontare senza che chiamiamo la maestra ci potrebbe fare del male. Alla base mi ha rubato i soldi. Interessante, l'ha fatto. Ha un piano, ovviamente. Noi seguiremo il suo piano. Il premio sarà una stella. E quindi possiamo andare. Dobbiamo solo provocare Buzz dicendogli che suo padre non ritornerà mai. Quindi facciamo così. Chiamiamo l'insegnante, ovviamente. Buzz! Ancora che attacchi gli studenti, stavolta ti mando dal preside. E vabbè, è sempre la stessa scena. Stupido ratto, potevamo essere amici. Ok, quando è scritto in giallo mi sa che potevamo esserci suo amico. Anche se non so cosa potremmo fare per esserci suo amico, però. Allora, che bella giornata, finalmente lui se n'è andato. Ok, ecco la mia stella. Una cosa, Jerome è tanto il figlio quindi del preside, perché non gli diamo anche una lezione a lui? Diciamo di sì, dai. Dobbiamo essere ratti dalla maestra. Ah, perfetto. Allora, per Jerome, però, questo ci penseremo dopo. Intanto, gli possiamo dare fastidio. Vediamo un po'. Ah, sì, gli possiamo dare fastidio. Dobbiamo cercare di farla espellere dalla scuola. E cosa avevi in mente di fare, maestra? Non lo so. Parla con Monty. Sicuramente lui ti darà qualcosa, appunto, per occuparsi di lei. Ok, quindi dobbiamo andare da Monty. Allora, Monty. Ok, Monty, voglio comprare qualcosa. Ah, lo yo-yo non credo che ci servirà, perché questo serve per Jerome. Le sigarette servono per quello del corridoio. Possiamo farci un registratore vocale, non l'abbiamo mai comprato. Il cacciavite serve a recuperare, diciamo, cose che per ora non credo dovremmo fare. Nel caso ristrattiamo, diciamo, la room. Allora, registratore vocale comprerò. Ok, sono $2,50. Ok, un po' più caro rispetto agli altri. Ok, non devo comprare nient'altro, grazie, Jerome. Sì, grazie, Monty. Dai, che carino, può essere il mio ragazzo? Certo. Però dovresti fare prima una cosa per me. Ok, invece di stavolta sì, diciamo, il nostro amore non basta? Ah, che carino, ma no. Delusione. Devi provarmelo. E perché dovrei provartelo? Perché sono la più bella, intelligente. Ma secondo me non sei nessuna di queste cose. Scusami. Farò finta di non aver sentito quello che hai detto. Non mi importa. Bene, l'hai voluto tu. Che intenzione di fare? Come fai a sapere queste parole all'asilo? Dirò semplicemente: mi ha molestata. Oddio, ho sentito la parola molestare. Sì, signora Applegate. Lui voleva molestarmi. Cindy. Quante volte dobbiamo dirtelo? Se un ragazzo non vuole essere il tuo fidanzato, non devi dire che ti ha molestato. Beh, in effetti non è concentrato questo argomento. Cosa si dice? Frenzionato. Ma lui ha cercato di molestarmi. Senti, falla dire al preside. Al preside? Cioè, ci ha portato anche da noi da preside? Sì, andate dal preside. Pure io. La prima volta che vediamo il preside, non l'abbiamo mai visto. Oddio, infatti si vede che infatti assomiglia. Cioè, nel senso, ha lo stesso colore di pelle di Jerome, infatti suo padre credo sarà. Mi dispiace, Bass, ma credo che.
E voi che ci fate qui? Ha cercato di molestarmi. Bene. Basta, per ora puoi andare. Oddio, perché mi cammina verso di me? Io. Ci vediamo in mensa. Aia. Questo è un problema. Ok, voi due, venite qua. Arrivo. Oddio, il preside. Guarda quanto è grande sto preside. E poi cosa c'è il preside? Ma so, delle pistole. Ma è legale? Sto preside almeno. Meno, dimmi che lui è una persona seria e normale. Quindi sta dicendo quindi al tuo amico qua che ti ha molestato. Giusto, Cindy? Sì, l'ha fatto. Ha cercato di farlo. E tu sicuramente dirai che non l'hai fatto. Ma infatti possiamo dire di no. Ma per essere ancora più, diciamo, più convincenti, diciamo, cosa vuol dire molestato? Molestata, molestato. Beh, quando un uomo. Senti, chiedi ai tuoi genitori. Anzi, no, non dire ai tuoi genitori, io capirei poi da grande. È meglio. Comunque, per continuare, dici semplicemente che non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Bene, ma visto che non abbiamo prove, tu dici, caro preside, e io invece ho le prove. Vedi come dice baggianate? Ah, le prove. Quindi, devo ascoltare questo o mi dici semplicemente la verità? Ma, ok. Però ha iniziato lui, ha detto che non ero bella. Senti, Cindy, per quanto si. Con i codini gialli, io onestamente metterla come la messicana nei capelli di Riri non ci vedo una cosa bella. E. Adesso noi possiamo anche andarcene. Ma si tiene il registratore, mi avevo speso 2,50 per niente, quindi alla fine. Però c'è se risorsa il video, 2,50 €. Ok, possiamo andare. Grazie. Parlerà con la madre poi di Cindy. Voglio ascoltare. Allora, cosa è successo a Cindy? Dov'è Cindy? Ti hanno punito a te? No, non avevo le prove a punirmi. Ah, sono così felice che se n'è andata Cindy. Beh, adesso ecco la stella. Certo, la stella. Peccato, purtroppo non ci siamo sbarazzati di Buzz, come infatti era nei piani. Riguardo a Jerome? Ah sì. Beh, Jerome adesso devi. Cosa bisogna fare? Ora sicuramente ci dovremmo fare amico Jerome, a quello che ho capito, giusto? Credo che comunque la messa ci abbia un po' tutti gli alunni. Lui, diciamo. Ah, lui ha infatti il pass del preside, però era senza il consenso del padre. Quindi dobbiamo tipo tradirlo. E poi vabbè, dovremmo passare anche pure a Nugget. Posso farlo, dai, eccellente. La maestra confida in me. Dobbiamo farci amico Jerome. Monty, tu cosa mi puoi vendere? Dobbiamo comprare qualcosa. No yo-yo. Eh? No yo-yo? A Jerome piacciono. 1 euro. Ok, grazie. Tu vuoi sempre soldi, no? Non sei abbastanza cool per parlare. Sì, cool qua. Perché ti sto yo-yo. Però se diventi mio amico, la stessa scena di prima, ma stavolta dobbiamo tradirlo. Dobbiamo tradirlo però in maniera diversa, no? Prendendoci la carta tipo qua. Insomma. Dobbiamo dirlo direttamente alla maestra, fatto che c'è il pass. Dai, andiamo, sì, possiamo andare. Tutto nei piani. Lui distrarrà e io non possiamo andare. Maestra, ho il pass qua. Di Jerome. Ah, è così, Jerome. Cosa? Sei il ratto della maestra, andiamo. Eh sì, lui è il ratto della maestra, per favore non chiamarmi ratto. No, tu sei lo speciale ratto della maestra. Adesso invece Jerome sarà il speciale sospeso della maestra. Ah, come on, bro. Credevamo che eravamo amici, che eri abbastanza cool. Beh, non lo è. E non credo che sia. Non sia abbastanza cool da ricevere dalla mia stella. Quindi certo non siamo cool ovviamente. Ah, stupido ratto. Mio padre mi ucciderà. Mi immagino. Ok, allora. Spero non con le pistole, spero che sia una punizione normale con questo figlio, eh. Ok, adesso chi ci dobbiamo occupare, signora maestra? Di Nugget, appunto. Ok, me ne occupo io. Ok, Nugget non ci abbiamo quasi mai parlato con Nugget. Vediamo un attimo che ci dice. Ok, neanche sembra tipo quella persona un po' pazza. Cosa
infatti c'ha gli occhi tipo che va uno qua, uno qua. Nugget non ha il momento di spendere la mattinata con noi, ma questo è mio amico Nugget, dai, non c'ha amici, praticamente, si è messo qua solo. Ah, Nugget infatti normalmente non spende la giornata con gli altri, però suppongo che qualcosa si possa fare. Che cosa? Mangia la crocchetta. Mangia una crocchetta. Lo dici con questo verde qua di sopra? Ok, mangiamo la crocchetta. Secondo me è una crocchetta ammuffita perché io ho queste con il coso verde così, a meno che non ha un problema dei giochi, non l'ho mai vista. E ci vediamo là di pranzo, perfetto. Possiamo anche andare. Ok ragazzi, è l'ora di pranzo, tutti nella caffetteria, signor Simestro. Ok, vediamo, amici, siamo sbarazzati praticamente di mezza classe. Ah, che ci dici, Nugget? Nugget, visto che sei ritornato. Hai consumato il pasto, vero? Certo. Hai sentito il veleno? Eccolo, sapevo io che in quella crocchetta c'era qualcosa di strano. Infatti, allora non è un errore del gioco. Cosa? Io devo dire non grazie, cosa ristattiamo? Nugget ha sentito cioè, hai sentito la pozione della crocchetta? Credo che adesso morirò. Oddio, Basti gli ha lanciato qualcosa. Ma Basti ti ha lanciato qualcosa? Sì, lui lo fa ogni giorno. Senti, potresti avvelenare Basti per Nugget. Devo uccidere una persona, mi stai dicendo. Nel caso Nugget ti salverà la vita con l'antidoto. Ah, allora, cioè, praticamente siamo sotto le mani di Nugget, non possiamo sfuggirne. Ok. Davvero dobbiamo sicuramente fare prima della campanella perché sennò moriremo. Ok, andiamo, dai. Ah, ti odio, Nugget. Cosa pensi che io mi voglia sedere vicino a te? Voglio che mangi questa. Cosa? E perché? È una crocchetta. Lo vedo. Perché dovrei mangiarla? Perché sennò sei una femminuccia. Ok, cosa? E che te lo fa pensare che sono una femminuccia perché mangio una stupida crocchetta? Allora, dobbiamo dire chi è che lo dice. Ah, non ci siamo, lo diciamo noi, vabbè. Tra le 5 persone: Nugget, Cindy, Jerome, Monty, Lily. Ah, Jerome è stato sospeso, quindi non credo ci metterò lui. Monty è quello secchione e non credo che ci crederà tanto. Lily è più quella timida, io direi più Cindy, che è quella tipo che vuole fare più la modella. Cindy. Cosa? Cindy? Lei non pensa che io sono una femminuccia. Ma pensa che non mangiare questa crocchetta, perché basta, ci piace Cindy. Perfetto, la mia mangiata. Infatti va, Lily se ne va. Se ci dicevo sicuramente che è stata Lily, già se n'era andata praticamente. Perfetto, l'ha mangiata. Ok, ma aspetta, guarda che il veleno. Io ho dato il veleno. Non muore, muore. Sì, ho data. Ok, perfetto. Adesso Bassi dovrebbe morire. L'ho visto. Anche. Ecco il terantito. Grazie, Nugget. Che bella amico mafioso che sei. Allora, per favore, adesso possiamo anche andare via per Nugget. Va bene, Nugget. Parliamo con Monty, appunto. Oddio, stiamo scacciando tutti i nostri compagni via. Qui il pranzo fa veramente schifo. E nessuno ha coraggio di provare quei biscotti del bidello. Eppure è scritto male. Ah sì? Visto che dobbiamo levare tutti i nostri compagni. Biscotti, biscotti. Hai detto biscotti? È scritto male. Come lo sai? Non è vero? Perché tu sai leggere? Monty sa leggere. Ah, sì? Perfetto. Ehi, nerd! Cosa vuoi? Vuoi roba da inserviente? No, ma voglio comprare una tomba per te. Gli ha dato minimo, minimo 4 colpi di mocio a quello che ho visto, eh. Ecco, io lo sapevo, questo è inserviente, mi sospettavo dall'inizio di tutto questo gioco. Ecco. Lezione imparata. C'erano gli occhiali una volta lì, eh. Grazie ragazzo, me l'ho detto. Mi dà anche una carta sul inserviente, ma è morto?
Cosa? No, sta solo facendo così con le mani. Sta solo. È solo ferito. Ok. Senti una cosa, se qualcuno lo, diciamo, lo dice di nuovo, dimmelo. Non credo succederà più. A proposito, tieni questi occhiali, a me non servono. Ah, ok, grazie. Ah, non ci dai la Monster Moon Card? Ah, la faccio loro. Allora, cosa possiamo fare? Quindi, non dobbiamo andare adesso da Lily perché dobbiamo mettere nei casini, a quello ho capito. Posso andare in bagno? Oh, no, prima di aver pranzato. Però ci sarebbe un modo, quale? Ho perso i miei occhiali, quindi non riesco a be leggere bene il menu delle ricette. Si va a caso che forse ci ho anche gli occhiali. Meno male abbiamo questi occhiali, ci ha dato in servienza, ci servivano. Ah, grazie, puoi anche andare. Grazie. Possiamo andare. Lily, tu cosa mi dici? Vai via, ragazzi, metteranno i casini. Questa è la porta del preside. Faccio toc toc la porta. Cosa? Chi è? Chi è che sta bussando alla mia porta? Cosa hai fatto? Adesso ci mettiamo nei casini. Beh, che ci faccio vedere qui? Dovesse essere la caffetteria. Lili ti stava leggermente spiando. E tu che stavi facendo invece? Io volevo dirtelo. Lili, quante volte devo dire che io non c'entro niente con la scomparsa di tuo fratello? Ok. Io lo so che sei stato tu alle prove. Un giorno. Vabbè, lo dirò. Perché? Mi sono davvero stufato. Nell'ufficio, ora. Scusami un momento. Possiamo anche andare secondo il preside. Facciamo finta che non abbiamo visto niente perché onestamente questo preside ha appena sparato in testa a Lily. Cioè appena sparato, non so se gli ha proprio sparato in testa. Non è solo il bidello allora. Oh, tutti questi grandi sono tutti pazzi. Forse quello più normale secondo me è proprio quello che vuole sempre le sigarette. Ti sei sbarazzato di Lily, Monty e anche Buzz. Ecco 3 stelle d'oro. Riguardo a Nugget, ti sei fatto amico di quella creatura? Signor sì. Eccellente. Cosa possiamo fare secondo la maestra? Ok. Quindi ci dice che dobbiamo in qualche modo metterlo nei casini. Dobbiamo andarci, mi sa, nella grotta, quello che ho capito. Ma poi non è una grotta, è un fosso questo. Perché non ci puoi andare tu? Ok, ti aiuto comunque, dai. Ok, cosa devo fare comunque, maestra? Non lo so, vedi se trovi delle prove. Ok, torna qui poi. Ok, Nugget. Questa scuola è piena di pazzi. E pazzo ci sei pure tu. Grazie per essere venuto da Nugget. Normalmente Nugget non ha molti amici, ma diciamo, adesso tu sarai il primo infatti a vedere questa caverna. Vedremo questa caverna infatti di Nugget. Eccellente, dai solo un momento. Aveva delle crocchette, tante crocchette. Perché ho messo delle crocchette? Credo che se infatti per, diciamo, non farci morire appena cadiamo. Infatti adesso noi cadiamo e le crocchette tecnicamente ci dovrebbero reggere, appunto, per fortuna. Benvenuti nella caverna di Nugget. Esploriamola, vediamo un po'. Qui c'è un'insegna che non riesco a vedere. E qui abbiamo una persona dipinta. Qui abbiamo una Monster Moon Card che prendiamo assolutamente sì, perché ci servono per il gioco. Questo è il cane, è un cane, l'ho trovato qui. È morto? Sì, è caduto mentre io scavavo la caverna di Nugget, ma io non c'entro niente alla causa della sua morte. E non vuole neanche portarlo per evitare guai con gli spiriti. Ma cos'è che crede Nuggets è un po' pazzo?
Ah, che ne pensi della caverna di Nugget? Mi piace, ma vorrei andare sopra. Grazie. Beh, che trovato? Maestra, ho trovato il corpo del cane. Oh mio Dio, questo è il cane di Cindy? Nugget! Cosa vuoi, signora grassa e grossa insegnante? Hai ucciso il cane di Cindy? Chi? Io? Io non farei mai una cosa del genere. No, secondo me non è stato Nai, secondo me è stato un inserviente. Oh Nugget, posso di tutti due pazzi che si sono. Uno è pazzo per conto suo. Io non farei mai una cosa del genere. Però Nugget, io non ci trovo un robot. Nugget non c'entra niente, solo sa che è stato l'inserviente a ucciderlo. Non mentirmi, Nugget! Oh! Che disastro! Beh, non doveva andare così, ma prenditi la stella. Beh, il parco è completamente pulito, direi. Ho ottenuto 6 stelle, abbastanza bello. Certo, c'erano anche altri modi sicuramente per, diciamo, fare andare via i miei compagni. Ma da quello che ho capito mi sa sono tutti morti. Però non so se è proprio il padre ha ucciso Jerome, perché mi sembra un po' strano che il padre uccida il figlio. Però sicuramente Cindy l'ha uccisa. Lo trovo di mente. Qual è la mia ricompensa? Questo speciale pass per il pranzo. Nel caso tu voglia pranzare con me, appunto. Appunto per proteggermi dagli altri ragazzi. Grazie. Quindi direi che ci possiamo anche andare a casa. Sì, maestra. Ok, ci vediamo domani. Cioè, praticamente adesso se c'era un condomani rimano io, la maestra, l'inserviente, quello del corridoio e il preside. Abbiamo ottenuto un pranzo. Cioè il pass del pranzo. Sicuramente ci servirà qualcosa. E abbiamo ottenuto anche la mossa in Moncard. Va bene. Lunedì, di nuovo, per 4 volte. Va bene ragazzi, io direi che però l'episodio si può concludere anche qui per oggi. In questo episodio mi ha ottenuto una Monster Moon Card e un pass per pranzare con la maestra, che credo che ci servirà utile appunto per il gioco. E niente da dire ragazzi, ci vediamo a un prossimo episodio di Kindergarten. Ciao! Ovviamente ragazzi abbiamo ripreso la carta qui perché non ce l'ha salvato.